No, eccoci qua, siamo in onda. Intanto che aspetto tutti i carissimi amici di Parrucche Rando. Questa sera sto aspettando che vi collegate. Vedo che già è arrivato qualcuno online. Sono Maria Rachele Maia, sono qua ancora in pillole di biobellezza proprio per riaffrontare gli argomenti e i temi che sono piaciuti tanto in questo ultimo periodo a tutte quante voi. Questa sera con chi parliamo? So che tutti stavate attendendo tantissimo questo momento. Questa sera parliamo con il dottor Fabrizio Zago. Sono riuscita ad andare a prendere il dottor Zago, ragazze, l'ho obbligato con una testa così a venire su questo, ed è vero, vedo che annuisci, io non Vero, vero. la parola, però insomma siamo partiti finalmente e siamo qua. Allora, io do sempre per scontato e dico il dottor Zago, però a tanti di voi che ci seguono questa sera, che siete già in tantissimi, non sanno magari chi è, quindi allora diciamo un attimo, buonasera dottor Fabrizio Zago, grazie per essere qua, sono onorata. Conosco uno dei miei miti, ho finito la sviolinata e la lascio parlare. Chi è? Ah, Dottor Fabrizio Zago. grazie, buonasera a tutti. Chi sono? Soprattutto cosa faccio? Delle volte me lo chiedo anch'io. Quello che ho fatto di sicuro 20 anni fa è stato costruire il mio dizionario, che però ho abbandonato 2 anni fa perché è stato snaturato, è stato cambiato, insomma, non corrisponde più a quello che penso io. E ho costruito uno strumento molto più potente che si chiama Eco Biocontrol, che in questo momento ha un sito, ovviamente, ma soprattutto ha due dizionari, due Eco Biodizionari, uno destinato alla cosmetica e uno destinato alla detergenza, perché non sono uguali, sono due mondi diversi, sono due modi di, come dire, di considerare i prodotti, eccetera, e quindi ho sentito la necessità di farne due per l'appunto. Sono disponibili e in tutto questo c'è anche un'app gratuita che vi consiglio vivamente perché è potentissima e funziona veramente E molto come bene. si chiama, dottor Zago? Perché iniziano già a chiedercelo nei commenti, io non so se lei li legge, però. Io leggo che c'è un sacco di gente che ci sta guardando e che ce ne sembriamo io e te da soli, ma non è così. Ma non è così, non è così. No, si trova sia in forma, diciamo, si trova sia nel formato per iPhone che per Android e si trova in qualsiasi App Store gratuitamente, si chiama Eco Biocontrol. E quindi Facilissimo, ragazze, la e roba più semplice del mondo. control. Sì, così ve lo portate anche in giro e controllate i vostri prodotti. C'ha due funzioni. Potete guardare prodotto per prodotto, molecola per molecola, o anche tutta la formula insieme e con un clic vi viene fuori tutta la formula con tutti i classici pallini. Ci sono quei semaforini come piacevano a Ah, noi. quelli, i semaforini li ho inventati, me li tengo e boh. E chi li ha usurpati ne parleremo. Però il problema qual è? Molto, allora, questo andava bene 20 anni fa, andavano bene i semafori che dicevano bello o brutto. Poi, con l'andare del tempo, è stato necessario fare una cosa in più, e cioè dire anche il perché è rosso e giallo e verde. E quindi, quando andate nell'applicazione o nel sito, voi potete benissimo, c'è una parolina che dice scopri di più. Quindi schiacciate su scopri di più. E vi vengono fuori le ragioni della classificazione, vi vengono fuori anche numeri di CAS, di INEX, nome chimico, insomma, vengono fuori tante informazioni con cui potete fare delle ricerche più approfondite sulle banche dati mondiali, eccetera, eccetera. Insomma, Fantastico, non allarghiamoci presumo, troppo perché sennò. esatto, presumo abbia impegnato veramente un gran lavoro da parte Eh sì. sua. Cavolo. Ascolti, dottor Zago, noi abbiamo ricevuto tantissime domande per lei e non è possibile farle tutte in un'ora di trasmissione come questa sera, perché in tantissime ci hanno scritto, ma veramente tante. Io vorrei chiederle innanzitutto se possiamo
partire con un argomento scottante che ultimamente più il bio, più si fa bio, più anche nascono i parrucchieri bio, perché noi siamo qua per parlare di parrucchieri bio, in una pagina nazionale dove ci sono parrucchieri connessi da tutto quanto il mondo, quindi tantissimi iscritti a Parrucchierando. Saluto Romano e Alberto per averci dato questa opportunità. Ma la domanda che ultimamente va a colpire tutti è la ricerca di questo beneamato PIF. Che cos'è un PIF? Cosa deve fare un'azienda per fare un PIF? Cioè, cosa c'è dietro questo mondo? Siamo curiosissimi di saperlo. Il PIF è il figlio di quello che una volta si chiamava il dossier tossicologico di un prodotto cosmetico. Ogni prodotto cosmetico deve per legge avere un PIF. Io qui casualmente ne ho uno che, di un'acqua micellare proprio che ho preso, uno che avevo sopra la scrivania. È una raccolta di dati tossicologici e non solo, qui dentro ci sono i dati microbiologici, ci sono i modi con cui il prodotto viene realizzato e il nome della persona che ha analizzato la tossicologia di questo prodotto. Che è responsabile. Sì, ma dobbiamo, certo, è responsabile di questo strumento e che ogni prodotto cosmetico deve avere. E su questo io però una cosa volevo assolutamente dirla. Però devo spiegarmi in parole semplici, altrimenti diventa molto complicato. Allora, se una persona si fa un bagno dentro una vasca da bagno e utilizza 10 grammi di bagnoschiuma, e allora quanto viene diluito questo prodotto? E dentro in questo prodotto quante e quali materie prime ci sono? Allora io devo prendere la materia prima presente in quantità maggiore, 10%, e dire: ma quanto se ne assorbe di questa sostanza? L'1, il 10, il 30%, e devo avere questi dati. E una volta assorbito, quanto tossica è questa molecola nel corpo umano? E quanto è grande il corpo umano? Perché se dentro nella vasca ci metto mio nipotino che pesa 15 kg, non è come mettere mia moglie che ne pesa 60, o me si mezzo io e non vi dico quello che peso, ma notevolmente di più. Allora, tutti questi calcoli, tutto questo lavoro di tossicità, di ricerca di dati a livello appunto mondiale, anche delle volte, ci portano a un numero. Questo numero si chiama MOS, che significa Margin of Security, margine di sicurezza, che deve avere un valore superiore al numero 100 per essere tranquilli. Cioè, le mie due tossicologhe, la Marta e Esther, che costruiscono questi PIF, tra le altre persone che lavorano con me, non le firmano se non hanno questi dati e se il numero finale non è superiore a 100. Io non so gli altri cosa fanno, noi facciamo così. E quindi il prodotto che ha un PIF fatto come si deve è un prodotto assolutamente sicuro, un prodotto tranquillo, un prodotto che può usare il bambino, la donna, l'uomo, chiunque, anche l'uomo sovrappeso, va bene, e non c'è problema. Come me, allora. Sì, no, insomma, no, sto parlando di me sempre, ma... E qual è il problema? Che purtroppo non mi risulta che, insomma, che tutti siano a posto da questo punto di vista, e delle volte non possono esserlo quando vedi la composizione, no? Ma è quello che infatti mi viene a me da chiedere: tutto quello che abbiamo in commercio, anche sugli scaffali del supermercato, piuttosto che nella rivendita del parrucchiere, ha un PIF? Cioè, siamo sicuri? Come facciamo a saperlo? Dove lo troviamo? Bisogna chiederlo. Ci sono due strumenti. Uno è chiederlo, il permesso di vederlo. Perché dico questo? Perché un conto sono io che mi lavo le mani quelle 5-6 volte al giorno, media europea, e mi faccio una doccia al giorno, media europea, d'estate 2. Cioè, ok, io ho un consumo di prodotti cosmetici standard, ma chi professa il lavoro di parrucchiere, di estetista, eccetera,
quelle sono a contatto con queste sostanze per 8, 10, 12 ore al giorno. E quel mondo lì, cioè il mondo, suppongo, di chi ci sta ascoltando, è sottoposto a uno stress da sostanze chimiche che è assolutamente enorme. E quello c'è veramente da preoccuparsi, perché non è così seguito bene come piacerebbe a me questa parte. Ovvero, la ripeto, finché si tratta di un consumo domestico individuale, diciamo che chi lavora bene, chi ha i PIF, chi fa i test, eccetera, 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 ok. Ma chi invece non li fa o li fa male, vuole spendere meno e quindi non fa i test, non fa questo, non fa quello, bisogna stare attenti. Perché poi, quando sono le mani dentro per 8-10 ore al giorno, se c'è qualcosa che non va, non va bene. Ma proprio non va bene. Gli standard delle cheratine, le famose cheratine dal Brasile con l'acido gliossilico, il pantenolo, né più né meno. Io già sono una grande allergica, a me sanguinava il naso. Certo. A me sanguinava il naso con quei prodotti. Ma quelle famose cheratine lì non erano niente di tutto, tutte le cose che hai detto adesso non erano così pericolose. Ce n'era un'altra molto più pericolosa, che è l'imidazolini di l'urea, che alle temperature della piastra si trasforma in formaldeide. La formaldeide dal 1 gennaio del 2017 è stata indicata dal CIR come cancerogeno di tipo 1A. Quindi l'1B è cancerogeno forse, cioè 1A sei sicuro che lo è, ok? E allora io dico, vado a farmi stirare la barba, ma ci vado una volta al mese se devo farlo, è che è una battuta ovviamente, certo. Ma la ragazza che fa quel lavoro lì in un salone per 8 ore al giorno e si respira un prodotto cancerogeno, io non vorrei mai essere il proprietario di quel salone lì che ha sulla coscienza delle persone che possono incontrare delle malattie piuttosto serie. Sicuramente. E mi fermo qua. Non vogliamo fare dell'allarmismo, però bisogna imparare, secondo me, quando ti entrano i venditori, quando vengono tutte queste persone, possono essere anche dei millantatori, perché vogliono assolutamente magari solo guadagnare. Io credo che il professionista debba conoscere i rischi a cui va incontro e debba sapere quello che può e non può chiedere, cioè chiedete lo stop if. Agli aziende hanno un responsabile sulla sicurezza, devono dare, una volta c'erano le schede tecniche, adesso vediamo il nostro PIF, ho ragione. Assolutamente al 100%, io l'unica strada che vedo, però adesso la butto lì perché come dire, non vorrei che qualcuno pensasse che ci fosse un interesse personale, non me ne frega proprio niente, e penso anzi che tutto quello che ho fatto in vita mia dimostri che lo faccio, non per i soldi, per questa materia. Però guardate, io ho visto cosa succede in altri paesi d'Europa. E per esempio in Francia, ma questo anche perché mia moglie è francese, quindi siamo metà di qua, metà di là. Le parrucchiere si sono consorziate in una associazione nazionale e si fanno fare i prodotti come vogliono loro. Non è uno che viene a venderteli, che quindi c'è chi fabbrica, chi distribuisce, chi viene a venderti, eccetera. Alla fine compri uno shampoo a 20 euro, che è un furto, ma proprio io vi prometto di riuscire a fare il miglior shampoo che c'è in circolazione con 2 euro al litro, ma vi faccio una roba che vi faccio svenire tutti quanti. Dovete semplicemente mettervi intorno, mettervi assieme, andate da chi volete e fateli fabbricare i vostri prodotti, perché meglio di voi nessuno può sapere quanto buono e cosa serve sulla testa delle persone. È un po' quello che sono tutti qua connessi, perché quando ho saputo che c'era il dottor Zanardo, saluto Antonella, saluto Gianna, Gennaro, e anch'io saluto tutti. Tutti quelli dai Green Team, c'è passato anche Matteo per un veloce, l'ho visto entrare, saluto, ma è un po' quello che abbiamo fatto noi come bioparrucchieri, no? Siamo scesi proprio a riunirci per trovare qualcosa che manca, questo passaggio a completare
il no, certo. Le nostre esigenze, un po' quello, adesso io non sono qua per fare la pubblicità, ma è un po' quello che abbiamo fatto con la linea, appunto, Academy della Fitofilo, sai quale sono. Questo è giusto dirlo, l'abbiamo fatto noi, insieme a Matteo, in base alle nostre esigenze, è stato costruito un prodotto. Ecco. E questo direi che è bello e è molto bello, e quello che lei dice sarebbe fantastico in Italia riuscire ad arrivare a questo, no? Rischiate anche di risparmiare dei soldi, tra l'altro, che in questi periodi magari schifo non fa, insomma, così, no? Esattamente. E un po' lei, dottor Zago, cosa ne pensa delle eventuali malattie professionali che si possono contrarre proprio per l'utilizzo sbagliato e la disinformazione che c'è? Perché io vedo tante persone che mescolano, lo diluisco lo shampoo, non lo diluisco, compro il gallone da 10 litri perché così risparmio, oppure i cinesi usano i prodotti cinesi, non sono, c'è una confusione in giro, perché c'è disinformazione secondo me. E è importantissimo riuscire ad aiutare il professionista in questo. Lei ha visto casi nella sua vita di malattie professionali nate dall'utilizzo scorretto? Altro che se ne ho viste, e ne ho viste anche purtroppo di gravissime. No, sul serio, adesso non. Tra l'altro, in questo caso potrei chiamare a testimonianza dei carabinieri, quindi insomma sono abbastanza sicuro. È successo che una signora che faceva la parrucchiera in casa e ha continuato a lavorare fino al giorno prima di partorire, e non vi dico cosa è successo, ma è meglio che evitiamo, perché è una giornata che non dobbiamo tirare fuori delle cose brutte. Però la cosa bella è che questo povero bambino, non potendo fare le scale, aveva bisogno di una casa a un piano unico, ma la madre non aveva e il padre non avevano i soldi per farlo. Ebbene, io so per certo, perché ho collaborato anch'io a questa cosa, che sono stati presi in mano questa situazione dai carabinieri, dai NAS, e sono riusciti a far avere un indennizzo molto importante a questa povera donna, che con i soldi è riuscita ad attrezzare la casa in modo da poter, insomma, vivere decentemente a questo figlio che ha avuto questo grave problema. Ma questo è il massimo di quello che può avvenire, ma non serve arrivare a questo, non serve. No, ma guardi, porto un esempio: molte persone dicono in gravidanza faccio l'ennè perché l'ennè è naturale, è sicuro, che non va di pari passo. Ecco, poi affronteremo questo argomento. Assolutamente. Gli ennè rinforzé con il picramato di sodio possono avere delle problematiche teratogeniche. Se sei incinta potresti avere delle malformazioni se superiore al 2% o il 3%, non mi ricordo. Cioè, ci sono ragazzi, in tutto, informatevi, il professionista ha il diritto e il dovere di informarsi. Ecco, io sono molto d'accordo sul discorso del diritto. Uno può chiedere la visione dei PIF, perché nel PIF ci sono scritte, per esempio, se ci sono state una cosa che si chiama cosmetovigilanza. È uno strumento che è stato messo in piedi dall'Unione Europea, per il quale, attraverso questo strumento, se c'è un caso grave, se è avvenuto un caso grave, fa tutto un percorso e viene segnalato, e con uno strumento che assomiglia al RAPEX. Se non avete niente di meglio da fare, ogni tanto andate nel sito del RAPEX e vedrete quanti prodotti, anche cosmetici, vengono settimanalmente ritirati dal mercato perché pericolosi a livello Europa. Il RAPEX è un sistema di allerta rapida, per cui se un prodotto non va bene in Grecia, il governo greco deve immediatamente informare tutti gli altri paesi dell'Unione Europea per ritirare il prodotto. Ogni settimana io ci vado, per una questione mia professionale ovviamente, e ogni settimana trovo giocattoli per i bambini fuori norma, per i colori, per le dimensioni, perché li possono ingoiare, eccetera, vestiti con coloranti tossico-nocivi e cosmetici. Assurdo. E per quello che io dico, perché devono arrivare sul mercato queste cose? Andrebbero fermate prima, secondo me. Perché non c'è nessun controllo. Male. Infatti parliamo di controlli, visto che siamo arrivati a questa cosa. Poi ho una domanda personale da farle.
sul mondo del parrucchiere biologico. Allora, naturale non è sinonimo di sicuro. Non esistono leggi che tutelano il prodotto biologico, che tutelano il prodotto erboreo, perché alcuni prodotti sono magari per origine alimentare, altri sono per origine epidermica o per i capelli e così via. Cosa dobbiamo fare per tutelarci? Cioè, andiamo in erboristeria, andiamo in un negozio, andiamo dove compriamo una busta di ENE piuttosto che di indaco, piuttosto che di un impacco idratante, quello che vogliamo. Cosa dobbiamo fare secondo lei? Cioè, se il dottor Zago andasse lui a comprare una cosa di questo genere, cosa ci sono andato? Ci sono andato. No, ci sono andato ed ho comprato diverse tipi di piante tintore, normalmente usate per la tintura dei capelli in maniera naturale, chiamiamola così, e ho trovato un mercato proprio diviso in due. Da una parte dei prodotti spettacolari, bellissimi, con livelli di metalli pesanti e livelli di altri prodotti, ad esempio di batteri, di colture batteriche, bassissime o nulle, e ho trovato dei prodotti che camminano da soli, talmente tanti batteri, muffe, lieviti che hanno. E non c'è la misura intermedia, ed è strano questo, il che significa invece una roba molto chiara. Ci sono delle aziende che lavorano bene, che sottopongono i prodotti a controlli, che se ci sono dei lotti pieni di muffe, pieni di batteri, con la terra, con tutte le schifezze del mondo, con i metalli pesanti, e quando parlo di metalli pesanti, parlo di piombo, parlo di arsenico, non parlo parlo di cromo esavalente, le ho trovati tutti io queste robe qui, tutte, e ho anche pubblicato un articolo su questo. Alla faccia del naturale, rendiamoci conto. Alla faccia del naturale, ma... E ci sono entrambe, no, sul mercato, questo è strano, quindi vuol dire che ci sono che delle aziende che comprano qualsiasi roba perché tanto va di moda e quindi prima o dopo lo comprano lo stesso. Questo è il problema ed è un dramma, quindi bisogna in primis fidarsi delle aziende serie. Allora, se qualcuno osa chiedermi il nome di un'azienda seria, non glielo dico neanche sotto tortura, io so chi sono, ma non posso farlo perché devo lavorare con tutti, primo, non con tutti. Devo lavorare con i migliori, ma non posso, per il lavoro che faccio, per la posizione che ho, l'ho sempre fatto, d'altra parte non ho mai parlato questa linea, questa azienda, questa gamma di prodotti è migliore di un'altra, eccetera. Non lo faccio per una scelta mia etica di comportamento, perché il mio scopo da 20 anni a questa parte, no, io non vendo nulla, quindi non devo vendere qualcosa. Io devo cercare, quello è stato il mio impegno per tutti questi anni e spero per molti altri ancora, di aiutare i consumatori o anche i lavoratori professionali che lo vogliono a diventare consapevoli di quello che stanno facendo. Questo è il mio grande scopo e tutto qua. Pazzesco. C'è un sacco di domande, ne stavo leggendo una. Un signore, Luciano, dice... Allora lo shampoo che usiamo in salone fanno male? No, Luciano, non abbiamo detto questo. Abbiamo detto che dipende, non lo sappiamo poi fino in fondo. Richiedete i PIF, richiedete queste documentazioni, caspita. E prima ancora di chiedere il PIF, che va molto in profondità, come ho cercato di dirvi, potete anche fare una roba ancora più semplice, andate sul sito EcoBioControllo, vi scaricate l'app, come abbiamo detto, e date una controllata, vedete subito, vedete immediatamente come siamo messi. Esatto, perché il discorso che facevamo prima, voi ci state, noi ci stiamo 10 ore al giorno in un negozio. Ragazzi, da quando non ho più il chimico nei miei negozi sto benissimo, ma c'è un po' di tempo, non è facile, no? Così. Allora, infatti, non c'è niente di facile. Infatti, noi qua parliamo di parrucchieri e vorrei un parere da lei. Cosa ne pensa di un parrucchiere che sia completamente biologico? E secondo lei cosa deve fare o non deve fare? Cioè, se dovessimo creare una sorta di certificazione per dire questo è un vero parrucchiere biologico, lei cosa direbbe? E a parte che è una buona idea quella della certificazione biologica, non dei prodotti, perché ormai no, c'è la giungla,
ma dei parrucchieri. Allora, la mia idea è molto, molto semplice e io penso esattamente questo, che un parrucchiere che vuole essere integralmente coerente con il mondo del bio e col mondo del naturale deve studiare 10 volte di più di quello di un parrucchiere, diciamo tra virgolette, tradizionale, perché gli ecofurbi, cioè quelle persone che approfittano della nostra buona fede, che approfittano della moda, dell'ondata che c'è verso il bio, eccetera, è tale per cui ne approfittano tutti. E quindi io sto vedendo dei prodotti che di bio non hanno assolutamente nulla, però pieni di foglioline, pieni di marchetti verdi, pieni di tutte queste robe qua. E quindi non è possibile. Però sto vedendo, e qua permettetemi anche di dire che l'Italia è un po' più avanti degli altri paesi d'Europa che frequento. L'Italia, dicevo, c'è un numero e anche una qualità dei professionisti dell'estetica in generale eco bio molto molto elevata, e questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che se anche un 1 per 100.000 di questa roba dipende da me, io sono una persona felice. Che meraviglia! Sa qual è il nostro dibattito ultimamente? Perché quasi tutti noi della congrega del Green Team abbiamo eliminato il chimico nel salone, no? Ma è rimasta una piccolissima percentuale di alcuni servizi chimici che abbiamo mantenuto, ma anche perché proviamo a pensare, viene da noi una persona che è allergica all'indaco piuttosto che al malo di noce, non posso fare nulla che provenga da quello. Certo. Quindi devo dare una risposta che sia coerente con le scelte. Secondo lei è possibile trovare prodotti su tutto il mercato, tutto quello che lei ha visto, che siano il meno peggio? Cioè esiste qualcosa di meno peggio nella chimica, nella cosmetologia? Oh, ma certo, ma ripeto, è stata una manovra degli ecofurbi che ha fatto fare delle scelte. Adesso io ne dirò una pesante, mettiamola così. Ma quando, e vi ricordate qualche anno fa, che quando dicevi la parola SLS, sodium lauret sulfate, tutti peste, corna, fa morire la gente, una roba incredibile. Io allora, durante e anche adesso, dico che non ha mai ucciso nessuno, mai. Ma il mercato delle materie prime doveva mettere sul mercato delle sostanze che costavano 5-6 volte di più, e allora non ha detto nulla, ha lasciato che le chiacchiere andassero in giro, che noi escludessimo una molecola che costa €1,02, €1,03 al chilo, e che invece venissero sostituite da sostanze che ne costano 5 euro. Questa è la verità. Quindi meno peggio, mai voglia. Io ho visto dei prodotti venduti nella grande distribuzione a €1,99, li ho presi, li ho analizzati, li ho testati, ho fatto di tutto e di più. Sono semplicemente meravigliosi. Però bisogna che ognuno di noi impari a capire come si leggono questi dati. E poi una roba, ma chi meglio di voi sa decidere e sa giudicare uno shampoo? Me lo dite, per favore? Ne stavamo disquisendo. Nessuno. Mi sento di dirlo perché ci sono tante amiche appassionate del bio qua collegate in questo momento che mi seguono sempre. Cioè, c'è stato un famosissimo supermercato internazionale, famosissimo tedesco, che aveva messo in commercio un prodotto creato qua in Italia, biologico, che era secondo me un prodotto della Madonna, no? Non facciamo nomi, non diciamo niente, che adesso è sparito perché è esaurito, però esistono prodotti buoni, ragazzi, cioè senza esagerare, ma esistono anche prodotti che dicono di essere naturali, biologici, ma poi effettivamente non lo sono. Cioè, leggete dietro le certificazioni e utilizzate l'applicazione che ha detto il dottor Zato fino adesso. Cioè, l'Eco Biocontrol, utilizzatelo, ragazzi, vi tutela, e chi fa da sé, ricordatevi, fa per tre, a parere mio, né più né meno. Ma quello che a me spaventa sono non solo quelle cose qua, il PAO, tutto quello che ci va dietro, ma anche la possibilità che ci siano agenti patogeni
in alcuni prodotti che magari non sono per destinazione alimentare e invece vengono venduti come cosmetico. Insomma, sono cavoli amari se dovesse succedere una cosa del genere. Se un prodotto, la legge, c'è un regolamento europeo, 1223-2009, che è chiarissimo. Se una sostanza è destinata a venire a contatto con la pelle o con gli annessi della pelle, cioè capelli, unghie, e avete capito, annessi quindi, non pelle, ma che stanno lì. Insomma, le unghie, le ciglia, le sopracciglia. Certo. Tutto ciò è certamente un prodotto cosmetico. Quindi venire a raccontare la storiella che siccome io mi posso fare anche il tè con una erbetta, quindi è alimentare, non è cosmetico, ma me lo applico addosso sul cuoio capelluto, è una barzelletta grande come una casa. Non c'è niente da fare. È un cosmetico. E un cosmetico, per essere tale, deve essere A, deve avere questo strumento qui, deve avere un PIF, è fatto da un professionista, è firmato da un professionista, non lo firma uno che passa per strada, e si prende le sue belle responsabilità a firmarlo. E deve anche notificarlo a Bruxelles. Bruxelles deve sapere che in fondo all'Italia, in un qualche angolo, c'è uno shampoo che si chiama Pippo e che ha quei componenti lì. Perché il giorno in cui si scopre che Pippo ha dentro un prodotto tossico, ci mette 2 minuti l'Unione Europea a scatenarti addosso, e fa bene, i controlli. E certo, quella è la verità. Però vedete, sapete qual è il problema? Ve lo dico io. No, ve lo dico io. È che dopo prendo, capito, prendo il via, non mi fermo più. Vada, però, guarda, che ci piace, che ci piace. Guardate, allora, diciamo una cosa. No, ho detto prima che mia moglie è francese. Però, ed è quindi una nazione che frequento moltissimo, in Francia ci sono, la Francia, pardon, è la capitale mondiale della cosmesi, cioè è inutile che ci giriamo tanto intorno, i Dior piuttosto che L'Oreal, piuttosto che tutti questi, è nato tutto, lo sappiamo, è il numero uno al mondo della cosmesi. Bene, in tutta la Francia, numero uno della cosmesi mondiale, ci sono 420 aziende cosmetiche. Ok? Io conosco di persona le persone che fanno i controlli in Francia, sono in 4. Allora ce n'è una, certo, una va, torna il giorno dopo e scrive insieme con la sua collega il report e poi gli manda la sanzione, la fa chiudere oppure non succede nulla. In un anno le passano tutte. D'accordo? E quindi questi, siccome sanno che prima o dopo arriva il controllo, stanno attenti, hanno i PIF, hanno tutto quello che i controlli, la microbiologia, tutte le GMP, le buone pratiche di lavorazione. In Italia, prova a dire quante sono. Dai, Maria Rachele, spara. Non lo so, secondo me sono molte di più, credo. E, no, e che non siamo, e che non siamo la numero uno al mondo, non siamo la. Il paese lì almeno 800, spariamo 800 aziende, sono 980. Allora non le possono controllare nessuno, primo perché le persone che si occupano di questa roba qui ce n'è una, forse due se li hanno preso la segretaria ultimamente, ne sono troppe. Quando vai lì ha chiuso, non c'è più, ne hanno aperto un'altra da un'altra parte, è un disastro questa situazione qui. È un disastro. E allora abbiamo bisogno di controlli seri per la nostra salute, per la nostra attività, per il nostro lavoro. Ci sono tante blogger che ci guardano qua. La mia amica Clara Punta, che è una sorella, le voglio bene dell'anima, insieme alle Emanuela, che sono due ragazze pazzesche. Perché poi quello che ci accomuna tutti, noi siamo appassionati di capelli e cure per i capelli. Io, figurati, sono cresciuta con una nonna erbana. E tutti sono qua che hanno una cosa in comune. Ragazzi, avete una capacità di comunicazione della Madonna, gruppi con 30.000 persone, passione naturale, piuttosto che la Clara Punta. Ragazzi, voi che avete la possibilità, fate comunicazione, come sto facendo io, la giusta informazione, rompete queste scatole, le rompiamo per avere i campioncini, rompete le scatole per avere i PIF. Facciamo informazione e sicurezza. Se ci si mette tutti uniti,
veramente si tolgono dalle scatole chi non fa le cose a dovere e chi non ci vuole bene, chi gli interessa solo i soldi. Perché questo, allora, è tanto inutile avere il lavatesta che non inquina e l'abbattitore energetico e qui e là, che poi usiamo delle schifezze non certificate. Ragazzi, veramente, io direi che abbiamo siamo stati esaustivi, io la ringrazio tantissimo. Adesso avrei altre 1000 domande, perché qua ne abbiamo ricevute un sacco ed è giusto stare un pochino a dare la visibilità agli amici del gruppo della Clara Punta. Mi chiedono, allora, ne abbiamo selezionate alcune, io vado a getto. Dottor Zago, gentilmente, di quali certificazioni mi devo davvero fidare? Insomma, sappiamo un po' che ne esistono 1000 tipi, da EcoCert piuttosto che VegaNoc piuttosto che ce ne sono 1000. Lei ci può, se la senti, di dirci quali sono le vere certificazioni che contano, non delle autocertificazioni? Ahimè, la situazione è veramente triste da questo punto di vista. Perché? Perché è triste? Per due motivi. Allora, partiamo dalla più semplice, le certificazioni vegane. Le certificazioni vegane non hanno nessun senso, perché se è vero che per produrre un determinato shampoo, una determinata sostanza, non è stato usato nessun animale, però è vero che quando queste sostanze arrivano nell'ambiente, gli animali li uccidono, perché hanno tutte, chi più e chi meno, un impatto ambientale e delle volte anche molto pesante. Per cui, comprese quelle vegetali, attenzione, se fate un brodo DNA, ci mettete i pesciolini dentro, quelli muoiono. Quindi è un marchio, è una certificazione, non certificazione, che non ha nessunissimo senso. Anzi, quando io li vedo, a parte quello che mi hanno combinato, ma quello è un problema mio personale, voglio dire con il mio dizionario, ma al di là di questo è ovvio che qualsiasi... certificazione vegana è inutile, è anzi una ecofurbata, perché, come dire, promette delle cose ma dopo i pesci li uccide uguali. Peggio ancora, se è possibile, sono quelle che hai citato tu e sono le varie certificazioni. Perché? Perché nel corso degli anni si sono seduti e adesso certificano solo perché ogni certificazione corrisponde un pacchettino di soldi. Quello sì, lì sono molto bravi a fare questo. Allora io non faccio un discorso onesti o disonesti, non mi interessa fare questo discorso. Io ne faccio un altro discorso, che è questo. Adesso, io e te, Maria Rachele, ci mettiamo a fare una fabbrica di cosmetici, d'accordo? Magari! Aspetta, e li vogliamo, no, io non mi ci metterò mai, però faccio per dire. E ci mettiamo nell'ordine di idee di volere una certificazione ecobio. Allora, ci mettiamo lì, chiamiamo i responsabili di queste certificazioni e quello, prima ancora che noi cominciamo ad aprire bocca, ci chiede 2000 euro. E poi ci chiede 100 euro per controllare le materie prime e poi ci chiede il 2% di royalty sul fatturato e poi ci chiede questo. Alla fine, adesso ho sparato dei numeri a caso, però ma neanche tanto, alla fine io ho speso 20-30 mila euro e non ho venduto una bottiglia di shampoo, ok? Adesso metti che cominci a vendere, cominci a muovere questo mercato e viene fuori uno che ti dice: guarda, che ho trovato una molecola molto più attiva, molto meno tossica e che costa meno. Allora tu cosa fai? Hai due scelte: o rivedi tutta la linea e rispendi 20.000 euro, perché questa è la storia, oppure dici: ne parliamo l'anno prossimo. Morale della favola, il grande difetto che io riscontro nelle certificazioni classiche è che invece che spingere al miglioramento del livello, diciamo, di qualità ecologica dei prodotti, in qualche maniera lo bloccano, lo limitano, lo frenano. E a me questa roba qua fa diventare furibondo. Ci credo. C'è uno che dice che le certificazioni sono un magna magna, io guardo l'Inci. Bravissimo, perfetto, Delia, un bacio. È giusto, è giusto, è giustissimo. Perché
E c'è di più, adesso non so se avete notato, ma ultimamente la prima parola non è più acqua, ma è un estratto. Perché? Perché c'è una nota certificazione europea che vuole che sia così per darti il bollino. E io faccio un ragionamento più semplice. Ma tutta quella roba lì è veramente necessaria in uno shampoo? O è tutta roba che va giù per lo scarico e non serve? E non serve a niente. Serve solo a inquinare e a buttare via delle nobili materie prime che potrebbero essere usate ad altri scopi. Non ha nessun senso volere d'ufficio avere 8% di sostanze di origine vegetale e di origine biologica se non servono. Io da formulatore dico una roba diversa e dico, sai quanto te ne metto io di quella roba lì? Te ne metto quella che serve, quella che è giusta, non il 30% perché l'ha detto Cosmos, perché l'ha detto Iceo, perché l'ha detto un altro. Non me ne frega niente di questa roba, io ci metto la quantità giusta, ok? E allora... Ma pensi che la cosa spaventosa è che noi comunque parrucchieri biologici, erbani, chiamaci come vuoi, abbiamo un limite se volessimo vedere. Se viene una cliente da me e mi dice fammi una mescola personalizzata utilizzando erbe tintore che hanno un PIF, ma se io solo gliele metto in una ciotolina e lei se le mette a casa... Questa cosa non è permessa farla, la posso fare all'interno del mio studio, perché se no ci vorrebbe un PIF di 30.000 euro per ogni persona. Adesso è una grandissima cavolata, secondo me, perché un parrucchiere, una profumeria cosa fa? Prende un tubo di tinta, l'8.0, l'8.1, gli dice mescolalo a casa con tot acqua ossigenata, tot parti. È la stessa identica roba. Certo, ma infatti anche la cosmesi fai da te, te la puoi usare solo su di te, non puoi neanche regalarla, perché il fatto di regalarla, se dopo succede qualcosa, va in galera. No, ma giusto per dire come sono costruite le leggi, ma insomma, io infatti mi rifiuto, perché me l'hanno chiesto in tanti, falla tu una certificazione. Io no, che non la faccio, per un motivo semplice, perché se io faccio una certificazione, devo darla a chiunque me la chiede. Sì, non è finita, sono 900 aziende, si figuri. No, ma non voglio, perché altrimenti non posso fare quello che è il mio, la mia logica, quello di lavorare solo con i migliori. Certo. E non con tutti. Con tutti divento ricco, con i migliori divento il migliore. Non è la stessa cosa, a me interessa l'etica, è una cosa meravigliosa l'etica, ma è così. Allora ho fatto uno schema che si chiama Eco Bio Control, giusto per avere il massimo della fantasia, e noto che ci sono delle aziende che aderiscono spontaneamente, io non ho venditori, non ho niente, aderiscono a uno schema che non tiene conto dei pallini gialli, rossi e verdi e basta. Quello serviva 20 anni fa, serve ancora oggi per chi ha fretta, per chi vuole avere un'idea, ma si basa su 10 parametri diversi, non su uno, su 10. E allora è probabile che il prodotto che esce abbia una sua logica. Dopodiché uno dice, ho capito, però io ho una fabbrica, perché ci sono delle certificazioni che ragionano così, che dicono, se non fai almeno il 51% di prodotto biologico all'interno del tuo stabilimento, non ti do il bollino. Bravo! E se uno un giorno, che ha sempre fatto cosmesi tradizionale, vuole passare al bio, quello non ci passa più, perché non ha il 51%. È chiaro il concetto, no? Sì. Quindi è un insieme di contraddizioni, ma che sono di una evidenza eclatante. Quindi, ecco sì, Clara, sei un amore, lo sai. Assolutamente, ma perché? Perché noi dobbiamo selezionare i migliori attori del mercato, quindi pochi, bravi, motivati, chi vuole c'è uno schema a disposizione. Io non mi dilungo su questa roba perché non è neanche giusto,
Praticamente in corda col discorso del famoso Lausone, uno studio del 1980 che sosteneva che come sostanza singola, quindi non il fito complesso, che poi qua bisognerebbe spiegare cos'è il fito complesso, lo spiego male velocemente, è tutta la pianta, ha una situazione. Il Lausone è una sostanza che ha uno scopo, non è che nasce nella pianta per colorare. Cioè il suo scopo di questo gruppo cromofero è proprio quello di lavorare in un certo tipo, no? Di situazione, non nasce per colorare, giusto? Cioè lì dipende, se noi lo isoliamo e ce ne beviamo 12 litri, presumo faccia male, no? No, ma è come dire, ascolta, è come dire, è una protezione della pianta, quella roba lì è un veleno, sì sì, è un veleno, perché? Perché altrimenti la pianta è esposta a qualsiasi, a qualsiasi cosa gli avvenga, quindi anche lei nel suo piccolo si difende e crea delle sostanze. L'aloina dell'aloe, l'aloina dell'aloe è altrettanto tossica, altrettanto. Ma quello che è drammatico è che tutto questo discorso sull'aloe, questo discorso sulla Lawsonia inermis, eccetera, guardate, beh, sono vari livelli, no? E quindi lo IARC, l'Istituto appunto sulla ricerca sul cancro, ha fatto una serie di livelli, e c'è la formaldeide che abbiamo usato per anni per stirare i capelli al primo posto, là in alto, la Lawsonia e tutti gli altri insieme all'aloe, insieme alle bistecche e insieme al salame, sono l'insaccato, sono in un altro contesto, sono in un'altra scatola. E dove prima di avere un problema te ne devi mangiare una montagna, devi farci il bagno di mattina. Noi a Cremona facciamo il salame di Cremona, sono venuta sua a fare il salame. Allora dico, no, ma è chiaro che dietro ci sono degli interessi enormi, dietro a queste cose ci sono degli interessi di aziende che hanno tutto l'interesse a vendere la tinta chimica. Dopodiché, se permettete, dico una parola anche su questa. Ma uno che legge una scatolina di una tinta chimica dove c'è scritto di non usare prima dei 16 anni, prima dei 16 anni, ma vedo delle ragazzine che ne hanno 12 con i capelli blu io in giro, e non si nasce con i capelli blu, sono sicuro di questo pur non essendo un professionista. Vedo tante altre cose, vedo dei prodotti che sono dentro che sono drammatici, come pericolosità che possono avere la parafenilendiammina e cose di questo tipo, con dei livelli che ogni anno li riducono perché scoprono che sono pericolosi. Questa è la verità. Però finché resistano, guadagnano una montagna di soldi. Certo, mi perdoni, l'ho interrotta. Dicevo, no, lo scandalo Bella, c'erano dei prodotti cancerogeni, ha pagato un sacco di miliardi della gente che è morta. Cioè, altro, ma certo. È sempre questione di informazione. Un'altra bellissima domanda che anche io uso le noci saponose all'interno. No. Aceto, noci saponose, vanno bene, si usano, non si usano, cosa dobbiamo fare? Allora, le noci del sapone, ho appena finito un test in laboratorio. Noi abbiamo un laboratorio con una trentina di lavatrici, forse anche di più, e una ventina di lavastoviglie. Quando volete venire a provare i vostri prodotti, venite pure. Ufficialmente, ma l'abbiamo appena verificato con dei test proprio che sono finiti questa settimana, le noci del sapone banalmente non lavano, punto, non lavano. Però la saponina che è compresa dentro è estremamente tossica per gli organismi acquatici. Ecco. Dopodiché, allora, proviamo a farlo insieme al ragionamento. Chi vende queste noci dice che ne bastano 7 grammi. Qua esageriamo, diciamo 10 grammi, va bene? 10 grammi. E dice che lo posso usare 5 volte in una lavatrice. Non esageriamo, diciamo 3 per, insomma, per stare un attimo dalla parte della ragione. E che dentro c'è una quantità del 40% di saponine o il 30, una roba del genere. Beh, guardate, facciamo due conti. Alla fine vuol dire che di sostanza lavante compresa dentro in queste saponine, in queste noci, ogni lavaggio, se va tutto bene, se ne va un grammo.
Guardate, se di saponina un grammo, conti alla mano, se voi pensate che un grammo di qualsiasi sostanza che non sia plutonio di biancheria sporca non esiste, non esiste. È una presa in giro, ma però ce lo vendono carissimo, queste noci ce le vendono care. Tutte le volte che ho detto fatemi vedere i test di lavaggio, hanno cominciato a dire ma no, ma forse vediamo, non ce le hanno, non sanno quanto lava e quindi la finiamo lì. Grazie. Sapindus mucorosi irrita, ti dicono. Sì, certo, certo. Vabbè, va bene, ma è diversa la situazione. Se ti fa sì, ma ascolta, le noci hanno un potere tossico nei confronti dei pesci elevatissimo, per cui non va usato in maniera sconsiderata, punto, e certamente non in lavatrice, per carità, perché i dati che noi abbiamo, puntiamo, facciamo la spuma e ci facciamo l'impacco dei capelli, ha un sacco di proprietà, ragazzi, certo. Una volta al mese 10 grammi forse ne vanno, e il discorso è diverso, non è sempre la quantità, ma è... sicuramente. Però magari cerchiamo poi di raccogliere questa roba e di metterlo nell'umido e non buttarlo giù per lo scarico anche, insomma, no, sarebbe già qualcosa di interessante. Hai citato l'aceto. L'aceto molto semplicemente è 54 volte, sarebbero 53,33 periodico per essere precisini, è 53,3 volte più inquinante dell'acido citrico, con un potere, diciamo, anticalcare, eccetera, eccetera, similare. E però c'è anche di più. Immaginate di andare in drogheria e comprare un chilo di acido citrico. Vi danno un sacchettino grande così, che pesa 7-8 grammi di plastica, o un barattolo che ne pesa 50, e tornate a casa con il vostro chilo di acido citrico. Per avere un chilo di acido acetico dovete comprare 20 bottiglie di aceto di vino, perché ogni bottiglia ne contiene 50 grammi, perché è il 5% l'aceto di vino. Quindi vi portate a casa una montagna di materiale che dopo che avete trasportato e ha costato energia, che dovete smaltire, che dovete buttare via, e è uno spreco enorme. E in più mi permetto anche di dire che l'aceto è un alimento e gli alimenti non dovrebbero essere usati per scopi diversi dell'alimentazione, quando abbiamo un mondo che soffre la fame anche, no? Quindi l'aceto no, è anche più corrosivo. Grandissima risposta. E poi c'è un'altra domanda che abbiamo ancora poco tempo. Qual è la che questa a me ha spiazzato come domanda, perché è una domanda bellissima. Qual è la differenza tra un prodotto bio e uno naturale, vegano, eccetera? Ad esempio, sappiamo che in Inghilterra l'organic significa è una parola sola. Biologico, e in Italia organico invece significa non per niente biologico. Ma ci sono altri paesi del mondo in cui per dire ecologico e dire biologico si usa una parola sola, perché li considerano sinonimi. Allora, è una domanda che mi hanno posto 20 giorni fa a Rai 3. Com'è? Allora, guardate, per me sono due termini a rischio tutti e due, a rischio interpretativo, voglio dire, da parte di noi tutti. C'è un'azienda che va in giro dicendo che i suoi prodotti sono assolutamente, fa riunioni casa per casa, che sono assolutamente naturali, che sono prodotti magnifici e via discorrendo. Finché a un certo punto ho chiesto a una signora che partecipa a queste riunioni, che ha comprato un prodotto, dico fammelo vedere se è proprio così naturale. Sono interessato, perché se ci sono buoni prodotti, io volentieri li segnalo, li considero e imparo qualcosa. Guardo al primo posto petrolatum. No, dico, questo qua è petrolio, ma neanche modificato, proprio petrolio, come fa a dire che è naturale? Allora questa signora è tornata alla riunione della volta successiva e gli ha detto, guarda, dice che il mio amico lì ha detto che non è naturale questo prodotto. Come dice non è naturale? Il petrolio non si trova in natura e quindi è naturale.
Hai capito? Cioè, come... è scioccante la risposta. Allora, cioè, lo sport di prenderci in giro è uno degli sport più frequentati che ci sia. Qualsiasi cosa deriva dal carbonio 14, è il carbonio 14. Ascolta, se mi vengono a dire che i prodotti a base di petrolio sono dei prodotti naturali, ripeto, tardi, ma io insomma devo andare a fare un altro lavoro, non so se riesco a impararne un altro, però ci provo. Ci provo. Allora, diciamo che prodotto naturale è un termine che non ha senso, non si dovrebbe usarlo. Un prodotto bio si deve usare solo e unicamente quando proviene dall'agricoltura biologica e basta. E basta. Il vero termine che a me piace, che credo che sia quello giusto, è del prodotto sostenibile. Quello ovvero di un prodotto che è in equilibrio tra la necessità di avere un effetto reale, un effetto concreto, che funzioni, insomma, senza scombinare il mondo. Questo è il discorso, perché se hai altre 3-4 ore possiamo parlare di microplastiche, c'è da morire, da ridere. Possiamo fare un'intervista, spero, verso settembre. La faremo un'altra volta. Parleremo anche di questi argomenti che sono interessantissimi, che mi appassionano, che sono la mia vita e anche la vita delle 15 persone che lavorano con me, perché mi piace sempre ricordarle, perché vedete me, ma dietro ci sono 15 persone che lavorano nella mia azienda e che non perdono occasione di tirarne fuori i dati, le cose, eccetera. Quindi non è un lavoro fatto da una persona, ma da un team molto, molto bravo. Insomma, se no non ce la fa. Proprio pochi minuti, dottor Zago. Mi dicono, scusate la domanda, forse ho capito male, le erbe si possono vendere sfuse creando di fatto una nuova miscela senza certificazioni e PIF? Preferirei non averla vista questa domanda, perché la risposta è no, la risposta ufficiale. Allora, se io compro un'erba e la vendo uguale, non gli faccio nulla, certo è un commercio, la compro e la vendo, però quello che dobbiamo imparare è fare un vademecum, l'hai detto 7 volte questa sera, c'è scritto il PAO, cioè noi dobbiamo fare una lista della spesa e dire c'è il PAO sì o no, se non c'è io devo consumare quel sacchetto lì in una volta sola, non devo conservarlo. C'è una data di scadenza? C'è la composizione? Ci sono tutte queste robe? Se non ci sono, caro amico mio che me l'hai venduta a caro prezzo, te la riprendi e te la porti a casa tua. Perché qua, deficienti, no grazie. Siamo già deficienti di nostro, senza che tu, come dire, faccia di tutto per farci diventare ancora più deficienti. Questo è il problema, insomma, e in questa maniera possiamo riuscire a, come dire, a fare delle cose interessanti, altrimenti è un problema. Dopodiché è meglio vendere 2 sacchetti di erba e dire alla signora che te le compra, a casa tua te le mescoli. Esatto. Te lo fai tu. Te lo fai tu. Certo. Diciamo che quest'ora è volata. Sicuramente, dottor Zago, abbiamo risposto a tante domande. Io sono riuscita a raggiungere il mio obiettivo, è quello di fare informazione sulla nuova dimensione del parrucchiere, ma senza ombra né dubbio abbiamo lasciato tutti più affamati di prima, perché adesso qua una marea di commenti, una marea di discussioni, perché giustamente quando ci si rende conto di dove stiamo andando e di quello che stiamo facendo, poi gli animi si animano, come dico sempre io. E questa cosa è bellissima. Io innanzitutto la ringrazio, come la ringrazio tutte le persone che stanno scrivendo, grazie e mille complimenti che non ho switchato online, perché proprio perché se no dovevo continuamente stare lì a scrivere, a dare le domande a lei. Però io ringrazio lei, la ringrazio tantissimo, Fabrizio, perché veramente è, credo, la persona che ha più contribuito a fare qualcosa per l'ambiente e per il benessere delle persone. È quello che temo anch'io, e quindi adesso la pago, vuoi dire, cioè, perché la pago nel senso che non mi posso sottrarre a queste piacevolissime discussioni. È stato
divertente, è stato veramente... Sì, no, ma veramente, siete simpaticissime. Ho visto passare anche molta gente che conosco, quando dice che sono rompiscatole, guarda che ce ne sono lì, se ce ne sono... Te ne sono di te, benvenga. Però nel senso buono, perché, e con questo dico l'ultima, le persone a modo che entrano in un contesto e fanno di tutto per adattarsi a quel contesto, non mi piacciono, perché non cambiano il mondo. A me piacciono le persone che quando entrano in un contesto fanno di tutto, rompono gli schemi perché vogliono adattare il mondo a se stessi. Quelli cambieranno il mondo. Quindi andiamo avanti così, ragazzi, grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie mille. Ciao, alla prossima.